Adesso giocheremo contro il Torino e poi comunque le altre due partite, quindi sono diventate 5 le partite che giocheremo in questo episodio, ma comunque l'importante è terminare il mese di gennaio, quindi sarà un maxi episodio, ragazzi. Andiamo a fare ancora gli allenamenti, io ancora ripenso comunque alle due occasioni che ha avuto Depay, ma mi piace perché è comunque un giocatore che si fa trovare sempre pronto al posto giusto, al momento giusto, perché poi è vero, la traversa è un calcio piazzato, la punizione, ok. Ma per quanto riguarda l'occasione che ha avuto con il miracolo di Rafael, e allora lì va proprio detto che è stato bravissimo lui a trovarsi lì. Poi, per carità, è stato sfortunatissimo. Secondo pareggio di fila per la Roma in campionato. Dunque, questo con dei gol. Dato che è un'offerta ancora per Insigne da parte della Lazio, non è possibile, stiamo a piangere. E Lazio, che tra l'altro in campionato sarà il nostro prossimo avversario. Quindi, vediamo di archiviare la pratica presto col Torino e non di dilungarci ai calci di rigore o neanche ai supplementari comunque. Quindi ragazzi, pensiamo al futuro, pensiamo a questa partita in casa, che è la prima delle due in casa che giocheremo in questo episodio, l'altra è il derby. Più che altro per quanto riguarda il mercato siamo messi un po' male, siamo in difficoltà, perché io proverei a fare una cosa, proverei a scambiare Aubameyang con Higuain. Però il problema, ragazzi, è che non so quanto possono volere per Aubameyang. Infatti adesso chiediamo informazioni e poi vediamo un attimo se c'è possibilità di scambiarlo col Pipita, perché altrimenti, e quindi scambiarla alla pari ovviamente dico, perché altrimenti è un po' problematica la cosa, considerando che non sono arrivate offerte, almeno non per Herrera e quindi per nessuno, perché noi le volevamo per Herrera. E quindi non possiamo prendere il difensore. Ed è molto, molto problematica questa cosa, perché come avete letto poco fa, Casares si è anche lamentato del suo impiego. Quindi sarebbe importante risolvere questi due nodi fondamentali, e quindi cedere un giocatore e recuperare un po' di budget, e poi soprattutto riuscire a prendere un Titi. Però comunque pausa un attimo al mercato, perché torniamo in campo, stiamo giocando veramente tanto nell'ultimo periodo. Roma-Torino, quarti di finale di Coppa Italia. Guarda, due Veriturbe che sicuramente dovrà essere protagonista questa sera, visto che dopo il gol con il Real Madrid è completamente sparito. Insomma, è stata una stagione la sua a sprazzi fino adesso. Ha segnato contro il Real, ha segnato se non sbaglio un altro gol, però non ha disputato un'ottima stagione. Quindi è importante anche in chiave di mercato, chiaramente, questo. Comunque, sono cominciati i quarti di finale di Team Cup con la Roma in possesso di palla sotto una nebbia incredibile dell'Olimpico. Maximen al limite, servito De Rossi che la gira, Maximen si gira, Maximen! La risposta di Padelli, palla in calcio d'angolo. Occhio a Quagliarella che è partito, Quagliarella davanti a Dragoschi, calcia sul fondo, che occasione per il Toro. Florenzi che arriva dalle retrovie, buono il pallone per Alessandro che si inserisce, Florenzi si infila, Florenzi la magia, poi calcia in porta, forse è stata di azione, vediamo un po'. Fatto tutto bene Chiosa, secondo me ha deviato. Così è in calcio d'angolo, quindi dalla bandierina Pjanic verso Manolassi, il colpo di testa sul fondo e qui la deviazione non c'è stata. C'è Ricci fuori, lo vede Pjanic, pallone per lui, vediamo se ce la mette in zona tiro. Ricci prova con il destro, deviato poi Maghiri, entra in porta col pallone e porta in vantaggio la Roma. Ancora Henry Maghir, dopo il Lione, punisce anche il Torino, 1-0, a 5 dalla pausa. Gol importantissimo sul tentativo di Ricci, Roma che riesce a sbloccarla con l'uomo meno atteso, con l'uomo che non ti aspetti, con il difensore. Dopo una carambola clamorosa, Ricci che ha provato con il piede debole, tra l'altro Maghir che invece ha provato con il suo piede preferito a 5 dalla pausa. Roma 1, Torino 0. Si ricomincia allo Stadio Olimpico, 1-0 per la Roma, decide per il momento Maghir a 5 dalla pausa. Sale Pérez, palla al piede. Attenzione a Bruno Perez, il cross in mezzo e arriva l'1-1 del Torino. Il pareggio col gol di Fabio Quagliarella. Pareggio immediato del Torino e questo è un problema. È un problema perché non abbiamo neanche avuto il tempo di rientrare in campo. Praticamente segna Quagliarella il gol del pareggio. Adesso dobbiamo tornare però solamente in vantaggio per evitare quello che è successo contro il Chievo. Molto bene Szczęsny per lo scambio con Maximilian, va in porta, Szczęsny, Szczęsny, Szczęsny! La risposta in calcio d'angolo, non è possibile! Che occasione per la Roma! Non riesce a segnare Vaclav di fronte a Padelli che lo ipnotizza. Palla in calcio d'angolo, ma che occasione per la Roma! E
che si sono scontrati. Roma che esce, occhio a De Rossi che allarga per la Iturbe, che è rimasto largo a destra. Iturbe si accentra dentro ancora per De Rossi, zona tiro, De Rossi può calciare, De Rossi, Padelli, poi Maxime, non ci credo, non è possibile, non è vero, ma non è finita. Odegaard chiuso da Peres, ma di che cosa stiamo parlando? Non è possibile, Maxime non è arrivato sul pallone, stregata la porta. Clamoroso, sarebbe stato una beffa infinita. Peggio dello scorso anno contro la Samp e ho detto tutto. Ma attenzione a Moretti che qui rischia tanto su Odegaard, che gliela porta via. Odegaard può partire, forza parti Martin, che poi si gira, vede Maximen, parla dentro Maximen, parla in rete Maximen, 2-1. Roma che ritrova il vantaggio con Allan, Sen, Maximen. Roma 2, Torino 1. Sembra un pazzo, ma c'è un motivo. Se lo meritava comunque il gol, in particolare Maximen, ed è arrivato. La Roma è in semifinale di Coppa Italia. Stiamo soffrendo tanto, ma perlomeno stiamo riuscendo a passare i vari turni. Prima col Chievo ai rigori, poi col Torino all'ultimo istante. Ma bene così, la Roma è in semifinale. Sull'altro campo il Bologna ha clamorosamente eliminato l'Inter. E questo è il quadro completo. Quindi affronteremo una tra Bologna, Juventus, Udinese, Lazio e Napoli. Poi vedremo. Ovviamente, come ben sapete, c'era la doppia sfida in semifinale. Io cambierei qui la situazione di Benassi, perché l'avevo messo in prestito, ma preferisco metterlo in lista trasferimenti, visto che se parte lui comunque teniamo Wenger, altrimenti c'era sempre il dilemma su chi tenere, chi far partire, quindi era tutto un po' un casino. Detto questo, bisogna anche aspettare le altre offerte. Purtroppo per Higuaín non è arrivato nulla, e stranamente direi, perché comunque si parla del Pipita. E non penso neanche che il Borussia ci abbia dato le informazioni per Aubameyang, giusto? Non ci hanno detto nulla per Aubameyang. E ci avviciniamo alla fine di gennaio con l'arrivo di Depay, ma le altre due trattative che sono andate a farsi benedire, perché per i Guaire non sono arrivate offerte. E allora vediamo un po' di provare uno scambio diretto con il Borussia Dortmund, che però ancora deve risponderci per quanto vorrebbero per Aubameyang. Per quanto riguarda invece la difesa, non siamo riusciti a scambiare Casares con Umtiti per un semplice motivo economico. E quindi avanziamo un po', vediamo se arriva qualcosa adesso, perché effettivamente arrivano molte cose in ufficio. Allora, eccola qui infatti, neanche a farla apposta. Aubameyang partono a 39,5 milioni, parliamone. Partita spostata Roma-Inter, partita spostata Livorno-Roma, partita spostata Fiorentina-Roma. Magari ci hanno sorteggiato la Coppa Italia. Allora, noi andiamo su Aubameyang, perché ovviamente non abbiamo soldi, però potremo provare, che sto facendo, a offrire 0, che tanto non accetteranno mai, più Higuaín, perché a quel punto sarebbe... siamo là, eh. Mancano giusto 7 milioni, però magari allora Higuaín piace. Noi ci proviamo. Attenzione, poi magari non ci riusciamo, ma crederci, non costa nulla. E quindi proviamo a prendere Aubameyang, considerando che anche per Depay sembrava impossibile, ma poi siamo riusciti nel colpaccio. Ci stiamo avvicinando al derby e loro dicono che è troppo bassa, perché allora sono interessati a Higuaín, ovviamente, aggiungo io, però vogliono 17 milioni che noi non abbiamo. E quello è il problema, quello è il problema vero. Avanziamo ancora col calendario, vediamo se arrivano notizie, offerte per Herrera, finalmente! Per Manolas, che non si muove da Roma, ma questi sono dettagli. Manolas non è proprio in vendita, ragazzi, mi sa che avete capito male. Ma per Herrera, di 26 milioni, ragazzi, una piccola controfferta di 32, perché lui costa 31,5, 32 milioni, anzi 35, già che ci stiamo. Per altri 3 milioni non faranno storie. Vediamo un po' cosa ci possono offrire loro, perché sarebbe veramente anche per 26 milioni, attenzione, ci potrebbe stare, però ovviamente non mi possono offrire meno di quello che costa Herrera. Giocheremo con il Genoa tra 2 giorni poi, cioè 2 giorni dopo la partita con la Lazio. Vediamo un po', perché loro ci dicono che possono arrivare massimo a 27,5 milioni. Noi purtroppo, vista la nostra situazione, nella quale non possiamo proprio fare i fighi, accettiamo, speriamo che accetti anche Herrera. Dopodiché siamo messi abbastanza bene con il budget, sia per prendere Umtiti, quindi a quel punto spero che la trattativa non sia ormai slittata, sia per prendere eventualmente il signor Aubameyang scambiandolo con Higuaín. Adesso vediamo. Ma comunque il derby, domenica 29 gennaio, 1-0 per la Lazio all'andata, decise quella partita Parolo, ma era un momento pessimo della Roma, che adesso invece sembra un po' rinata, anche visti gli ultimi risultati. Insomma, banda alle ciance, andiamo a giocare Roma-Lazio.
sono partite diverse dalle altre, partite che sono destinate a restare nella storia. Il derby è una di queste, è il derby di Depay, ancora alla ricerca del primo gol in giallorosso, ma è soprattutto il derby di Marconi. Da quando c'è lui in panchina, il palmarès dice 2-1 in favore della Lazio. Oggi il tecnico vuole invertire la rotta e soprattutto rilanciare la Roma. È il derby della 22esima giornata di campionato, è Roma-Lazio, buon pomeriggio dall'Olimpico, questa è una partita che vale tantissimo. È cominciato il derby con i giallorossi in possesso di palla. Nel movimento di Nainggolan, poi allarga per Salah, al centro parte Insigne, Salah palla al piede, si inserisce, Salah è passato fino in fondo, palla sul sinistro, Salah può calciare, va in porta, Marchetti! Parte forte la Roma, cosa che non abbiamo fatto negli ultimi due derby nei quali abbiamo perso. Questo è molto importante, farci sentire dal punto di vista aggressivo, dal punto di vista tecnico. Higuain riesce a staccare per Insigne, attenzione Insigne che allarga, Depay è partito, davanti a Marchetti, Depay! Memphis Depay con il numero 10 sotto la Sud, primo gol in giallo rosso, Roma 1, Lazio 0, si sblocca il derby. Gran controllo di Insigne e poi l'apertura per Depay, grande gol della Roma ragazzi, ma soprattutto il gol della Roma, il gol di Memphis Depay che ha scelto la partita giusta per segnare il gol, il suo primo in maglia giallorossa e soprattutto con quella maglia numero 10, loro la conoscono bene, tante volte li ha puniti quella maglia. Terza, serve Higuain, occhio che riparte Depay centralmente, Higuain lo vede, lo serve, Depay, fino in fondo, Depay, Marchetti e palla in calcio d'angolo, adesso si è sbloccato il fenomeno. Con Insigne, movimento di Higuain, palla dentro per Pipita, fino in fondo Higuain con il sinistro, palo esterno. Ma che occasione incontro viene per la Roma, vicini al 2-0 ancora una volta. Siamo imprecisi però sotto porta. Florenzi a mettere fuori, poi Higuain, prima che voleva provare a distendersi, Higuain riesce a farla passare e allora Depay ha tutto il campo per correre. È partito Memphis, l'Olimpico invoca il gol, Depay, palo, poi Salah, non ci credo ragazzi, ci siamo divorati una palla gol colossale. Manolas, finisce il derby, torniamo finalmente alla vittoria. Roma-Lazio sono nostri, poi Lazio-Roma riusciamo sempre a perderli, ma è 1-0, basta, e avanza il gol di Memphis Depay con la maglia numero 10, il primo centro in maglia giallorossa per Memphis, come detto prima, come detto a telecronaca in corso, un gol tra l'altro molto bello, ma una partita molto bella della Roma, in particolare nel primo tempo. Poi nella ripresa eravamo un po' più stanchi, i ritmi si sono più abbassati e a quel punto è venuta fuori anche un po' la Lazio. Abbiamo però avuto una palla gol clamorosa nel finale proprio con Depay, e direi che se avesse segnato lì Depay non avremmo rubato nulla, per quanto visto soprattutto nella prima frazione. Ma comunque un derby vinto molto giustamente direi appunto, e sono contento che abbia segnato lui, l'abbiamo un po' chiamato comunque, me l'aspettavo che proprio in questa partita riuscisse a essere decisivo, non con un gol ma magari comunque decisivo, è stato decisivo totalmente perché è bastato anche il suo gol. L'Inter ha vinto, il Napoli no, vediamo un po' cosa dice la classifica. Questa la classifica dopo 21 partite e quindi dopo le prime due del girone di ritorno. Noi siamo terzi, a più uno sul Napoli, a meno uno dalla Juventus. Poi c'è il Milan che sta volando a ritmi per il momento irraggiungibili. Comunque una vittoria importante che ci concede di superare oltre al Napoli anche la Lazio ovviamente. E soprattutto di tenere a distanza squadre come Udinese, Inter e Fiorentina che... Dopo questo allenamento sale, e ne sono molto felice, Thiam che diventa un 71. Quindi mano a mano stanno salendo anche i nostri giovani. Allora andiamo un po', andiamo in ufficio perché adesso ripensiamo al mercato. Abbiamo venduto Herrera. E quindi adesso cos'è che andremo a fare? Voi lo sapete benissimo, perché come mi aspettavo ovviamente il club ha ritirato l'offerta, visto che non ci siamo fatti aspettare troppo, ecco. E quindi dobbiamo andare a rifare l'offerta esclusivamente per il giocatore. Almeno questo è buono, e non dover rifare l'offerta per tutti. Quindi questo è quello che gli avevamo promesso, se non sbaglio, se vado un po' a memoria, e questo è quello che gli ripromettiamo. Dopodiché andiamo anche su Aubameyang, perché ovviamente resta il fatto, la questione di Higuain, e quindi offriamo 10 milioni più il Pipita, perché poi ovviamente offrendone altri 10 sarebbe impossibile prendere un Titi un'altra volta. Loro ne volevano 17 più Higuain. E noi comunque gli offriamo 10 perché siamo ACAB. Avanziamo con il calendario, giocheremo contro il Genoa e poi sarà l'ultimo giorno di mercato. Momentaneamente arriva un Titi che accetta il contratto, come era già stato, quindi molto bene. E questa volta lo prendiamo per davvero, ci restano 12 milioni di euro più 322.000 e quasi 323.000, dai, arrotondiamo, euro di stipendi settimanali. Adesso
Umtiti lo andiamo a depositare in panchina, sapendo però che adesso siamo disposti anche di Castagne, che è tornato all'infortunio. Quindi magari con il Genoa giocherà proprio Umtiti, voglio concedergli un po' di spazio. Questa comunque la Roma, la formazione ovviamente molto rimaneggiata, addirittura Scuffetta che torna in porta dopo l'ultima volta che l'abbiamo visto, che erano gli ottavi di Coppa Italia contro il Chievo. Quella sera si rese protagonista. Questa sera invece il debuttante è Samuel Umtiti, prelevato dal Lione per una cifra di 12 milioni di euro circa più Martin Caseres, e quindi vediamo un po' se ripagherà questi 12 milioni Umtiti e se soprattutto dimostrerà di essere quello che Caseres non è stato e soprattutto di darci sicurezza. È tutto pronto, saremo noi a dare il calcio inizio. È cominciata Genoa-Roma. Rincon recupera il pallone Turbe, ha recuperato molto bene Turbe, poi palla dentro per Wenger che calcia in porta! William Wenger segna anche lui, il giocatore sicuramente meno atteso, ma il giocatore che meritava più di tutti il gol. E dico questo perché è stato il più criticato anche da me dall'inizio della stagione. Adesso che è un po' di partite che però gioca bene, viene anche poco sottolineata come cosa, perché sono altri che fanno meglio ovviamente. Ma trova un gol molto importante e soprattutto porta in vantaggio la Roma. Genoa 0, Roma 1 al decimo minuto. Ora il lancio a cercare Diego Capel. Wallace arriva prima di lui, poi Umtiti rischia un po' troppo direi. Riesce comunque a non rovinare tutto. I Turbe. Prova Wenger, prova ad inserirsi, guarda che torna ancora buona per Wenger. Maximen la fa passare per Insigne, sta partendo Wenger, buona palla dentro per Willian che parte in area di rigore. Wenger! È la sua partita! 2-0, due gol di William Wenger e la Roma chiude la pratica. Ok, forse no. Occhio al Genoa che viene avanti ora con Gakpé. In ritardo Castan, il cross in mezzo, Wallace un po' sbilanciato, c'è calcio di rigore. C'è calcio di rigore. Questo era fallo su Wallace, perché è stato spinto e quindi di conseguenza ha colpito il pallone col braccio. Non è calcio di rigore questo, anzi. Comunque, possibilità per riaprirla in casa Genoa con Capel dal dischetto contro Scuffet, che comunque è un pararigori. Parte Capel! Tanto per cambiare Scuffet! Riesce a dire di no. Su di lui Umtiti. Attenzione che qui il Genoa ha molto campo per ripartire. C'è Pauletti che invoca il pallone al centro. Gakpé corre da solo a destra, Castano ora va a stringere, il cross arriva in mezzo, Scuffet! Insigne mette giù. Castan. Wallace si appoggia male, non ci credo, non ci credo. Ha segnato Pavoletti, ma un gol regalato al Genoa. E qui ragazzi, vabbè, che vi devo dire, avete visto benissimo. Un errore grossolano di Wallace. Io mi volevo appoggiare a Umtiti, ovviamente, anche perché il pallone era stato calibrato benissimo per Umtiti eventualmente, ma lui si è spostato, la palla è andata, o meglio, doveva terminare tra i piedi di Scuffet, così non è stato, perché Pavoletti ha intuito e ha fatto 2-1. Parte Zirov, primo palo, il colpo di testa di Wallace. No, non ci credo, è calcio di rigore ancora, è calcio di rigore ancora, un altro fallo di mano di Wallace, non è possibile ragazzi, non è possibile. Non è possibile, calcio di rigore per il Genoa. Ovviamente vado a logica, deve essere fallo di mano di Wallace. Capel contro Scuffet per la seconda volta. Riparte Capel, il destro e la rete. Pallone centrale con Scuffet che è andato a destra. Cambiato lato rispetto a prima. Capel al centro della porta, facile facile. Ed è 2-2. Quindi si annulla il doppio vantaggio della Roma con due gol che si potevano assolutamente evitare. Prima il gol regalato sull'errore di Wallace, tra l'altro doppio errore di Wallace, perché poi concede anche il rigore. Se prima era giustificato perché era fallo, ai suoi danni qui il fallo non c'era, anzi rischia di commetterlo lui il doppio fallo, sia di carica sul suo marcatore sia di mano, come poi è stato. Quindi 2-2, la Roma ha sciupato tutto, abbiamo buttato una vittoria che era già fatta, era già presa. Doppia ingenuità clamorosa della Roma, purtroppo queste costano care. Roma che vuole ripartire, ma ovviamente non c'è tempo. Esattamente quando recuperiamo il pallone, l'arbitro fischia la fine della partita. Ci lascia con l'amaro in bocca questo pareggio, perché ovviamente eravamo già pronti a festeggiare per la vittoria dopo la doppietta di Wenger nel primo tempo. Però già lì, già alla fine del primo tempo, si era capito che qualcosa non andava, perché è stato regolato un rigore
al Genoa, che poi ovviamente non è stato segnato e quindi non recriminiamo per quello. Però recriminiamo per Wallace, perché si può dire che oggi non abbiamo vinto a causa sua, ne ha combinati tutti i colori. Prima ha fornito l'assist per il 2-1 a Paoletti sbagliando un retropassaggio, poi ha fornito l'assist al direttore di gara per fischiare il calcio di rigore in occasione del 2-2. E quindi purtroppo è andata così, noi abbiamo quasi dominato la partita, perché ovviamente eravamo più forti e così doveva essere. Abbiamo l'ultimo giorno di mercato adesso, prima di salutarci, quindi pensiamo esclusivamente a questo e poi torneremo alla vittoria nel prossimo episodio, spero, contro il Cagliari, visto il largo successo dell'andata. Offerta accettata del Dortmund, attenzione, accettano, e questa è clamorosa, ma vi avevo avvisato, perché ragazzi loro ci dicono sempre dei prezzi incredibili, poi però riusciamo quasi sempre a sfangarla, quindi ovviamente giocatore chiave. Fatemi sapere poi, adesso non so se riusciremo a prenderlo, ma voi fatemi sapere nei commenti se siete contenti o sareste stati contenti, se non riusciamo a prenderlo, di un arrivo di Aubameyang, o comunque di una trattativa del genere. Accetta Aubameyang! Bellissimo così! Pierre-Emerick Aubameyang è un nuovo... L'abbiamo preso? Sì, è ufficiale, è un nuovo giocatore della Roma. E arriva per una cifra di 10 milioni più Higuain, quindi per un totale di 42 milioni circa di euro. Allora, signori, sì, mancano 5 ore, ma vabbè, finiamole comunque per scrupolo. Anche se il nostro mercato finisce qui, abbiamo fatto quello che volevamo fare. Io spero che il mercato vi sia piaciuto. Spero anche che questo video vi sia piaciuto. Perché comunque non è che ho portato tante partite, no, no, di più. Cioè, una cosa come non c'ho più voce. Offerta per Daniele Verde, che se ne va a giocare in prestito in Olanda all'Ajax, e quindi ovviamente fatemi sapere se vi piace, se siete contenti dell'arrivo di Depay, ma quello penso di sì, l'avete già fatto sapere nello scorso episodio, ma fatemelo sapere in maniera più enfasiosa, così a caso. Poi se siete contenti dell'arrivo anche di Umtiti e di Aubameyang, e soprattutto se siete contenti in generale del mercato e quindi di come abbiamo gestito queste trattative. Signori, lasciate un like se siete contenti di tutte queste cose, lasciatemi un commento qui sotto se siete contenti che non ho più voce, lasciatemelo anche se siete... lasciatemi un commento, no dai, il commento lasciatemelo per dirmi ovviamente che numero di maglia dare a Aubameyang. Dopodiché, se non siete già, iscrivetevi ovviamente al canale se siete nuovi o se siete transessuali, anche se non sono interessato, ve lo dico con il cuore in mano, non è più il cuore in questo momento. Comunque, passate in descrizione per tutti i social utili. Noi ci becchiamo con i prossimi video e con i prossimi episodi. E come sempre, bella regà!